Ma probabilmente già appena si è aperto il mercato, e il mio procuratore comunque mi ha chiamato dicendomi che c'era questa possibilità. Poi, comunque, a me l'idea piaceva, perché comunque qua è una realtà importante dove abbiamo un mister che comunque fa giocare bene la squadra. Poi già mi sono trovato molto bene, quindi sono felice della scelta che ho fatto. Sì, sicuramente adesso arriva la parte comunque più importante della stagione, dove si decide comunque il nostro cammino. Adesso avremo tante partite ravvicinate con questi rinvii e là si vedranno comunque le squadre più attrezzate, dove comunque ci vorrà tanta voglia e tanta determinazione, perché comunque non è facile quando devi fare tante partite con tanti turni infrasettimanali. E quindi io sono pronto, perché comunque anche l'anno scorso è stato così, e sicuramente qua adesso sono 3 giorni che mi sto allenando, ma già ho trovato comunque un gruppo molto unito, già mi hanno fatto sentire già parte del gruppo e quindi si lavora molto bene, ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione. Ma ti dico, negli ultimi anni ho fatto tanti ruoli. Principalmente ho sempre giocato o terzino o quinto, in base alla disposizione. Poi, comunque, da quanto ho capito in questi giorni qua, dipende anche un po'. Comunque è tutto un adattamento, non è poi il modulo è un po' una linea guida. Se è tutto uno scambio di posizioni, alla fine il ruolo serve solo in fase difensiva, ecco. Quindi sono abituato sia a giocare terzino che quinto, principalmente. No, sicuramente per la mia opinione, dei 3 gironi, il girone B negli ultimi anni è quello un po' più competitivo, perché comunque ci sono parecchie piazze importanti, squadre attrezzate, quindi sicuramente ci sarà da battagliare, ci sarà da impegnarsi fino alla fine. Per la salvezza, perché no? Siamo tante squadre a più o meno 2 o 3 punti, quindi è tutto ancora molto aperto e si può raggiungere tranquillamente. Per quello che posso dire io, che sono qua da pochi giorni e da quanto posso vedere, qua non manca nulla a livello di struttura, a livello di materiale per l'allenamento, tutte queste cose qua che sono piccolezze che però poi fanno la differenza. Quindi non posso dire, anzi, ho trovato una piazza dove comunque il professionismo è rispettato, cioè che non manca davvero nulla. Il rischio, comunque, giocando un calcio molto propositivo c'è, però bisogna essere bravi e limitare queste cose. Stiamo lavorando in settimana, adesso comunque anche il mister lo sta chiedendo molto di comunque migliorare questo aspetto qua. Migliorato questo aspetto qua, potremmo toglierci davvero delle belle soddisfazioni.